Bentrovati a tutti, questo è Capitan Andy che vi parla e come vedete sulla schermata questa è l'ottava ed ultima lezione di volo, ossia la prima navigazione in solitaria. Avete già visto la settima, che era stata semplicissima perché bisogna stare attentissimi a seguire gli obiettivi per non bloccare il sistema, quindi non raggiungere lo scopo finale, anche se facciamo tutto perfettamente. L'intelligenza artificiale non ce lo leggerà, quindi adesso non ci rimane altro che essere molto ligi, soprattutto molto attenti, perché la navigazione è fondamentale e non è un concetto così semplice. Leggiamo quello che ci dicono: in questa ultima lezione dovrai seguire il tuo piano di volo per atterrare la destinazione in modo corretto, l'aeroporto di Sedona. Ovviamente è quello che abbiamo fatto all'andata, lo facciamo al ritorno, quindi su questo siamo abbastanza avvantaggiati. Durata del volo 21 minuti. Non ci resta che dire, vabbè, condizioni di metro, non so, solito cerca. E fare, ok, su, vola. Sono davvero contento perché gli aggiornamenti del gioco hanno portato a stabilizzarlo moltissimo. Quindi tutti i problemi che c'erano, il lag che abbiamo subito le prime puntate, sono stati completamente risolti, anche i caricamenti sono molto molto veloci e anche la grafica direi che è migliorata, nonostante non abbia tutto su ultra, sono sul medio, è impressionante. Poi hanno aggiunto il pacchetto Giappone, quindi prestissimo andremo anche a fare visita al Giappone. Poi ovviamente le novità sono anche visto che la mia competenza tecnica non è altissima, andremo a fare un po' di scene per le città europee del mondo, così vedremo anche un po' il mondo e come viene rappresentato il gioco, fermo restando che è un gioco in continua evoluzione, quindi quello che io registro oggi magari fra un mese o fra un anno sarà diverso, quindi prendetelo sempre col beneficio del dubbio. Come al solito, you are going solo on a full VFR flight. You'll be departing Flagstaff Pulliam Airport, handling every navigational step on your way to Sedona. From takeoff to touchdown, it's all you. Don't worry though, even if I'm not with you in the cockpit, I'm always with you in spirit. Ok, facciamo un test. Volevo dirvi anche che sono riuscito a cambiare il pilota. Ok, anche qui dice che sono in solitaria, ma tra virgolette c'è sempre lei che mi controlla. Sono riuscito a cambiare l'avatar, quindi sarà tra le posizioni. È carino cambiare i personaggi, ci sono tutte le razze di tutti i colori, ma per ora è niente di esorbitante, una così in più. Allora, torniamo al nostro aereo che ti disco e diamo gas. Grazie.
passiamo sopra la pista, possiamo avviare questo formato. Ok, quando abbiamo il quattro, abbiamo 163 gradi.
potrebbe esserci piano di sole. Quanto bello che ti vuoi. 160 treno, cerchiamo un golf club. Speriamo se voglio. Guardarsi se dovrà chiudere. Ok, ripostiamo e avviamo. Bisogna raggiungere la porta di sedere, quindi per 221, quindi bisogna raggiungere. Paesi in mezzo alle montagne,
arrivarci. Siamo dolce nel gruppo. Si posso un po' troppo alto. Questa è la prima che ho fatto la cavolata l'ultima volta, mi pare ciò ho picchiato. E vi posso assicurare che il cielo si è visibile. Ok, no, ragazzi, facciamo le cose. Graduale, facendo il nostro bacino di vista. Anche questo penso che sia un test. Vediamo se con il nostro materiale scendiamo un po' in alto.
Welcome back, and well done. It's clear you're ready to fly anywhere on your own now. So, where to next? Non lo so. Some people say the sky's the limit. I say, it's just the beginning. Ok ragazzi, siamo riusciti ad atterrare anche questa volta. Devo migliorare ovviamente, ma questo SciTech non ha movimenti così precisi, però mi abituerò a tutto, non voglio colpevolizzare altri, prendere la mia responsabilità, come fa però capitano, mi raccomando. Come vedete abbiamo superato a pieni voti, o forse con un 8 su 10 diciamo, anche l'ultima lezione, quindi non mi resta che per capire cosa combinerò le prossime puntate, iscrivervi al canale, mettere un bel pollice in su, spero che vi piaccia la mia nuova uniforme da pilota, e come al solito non mi resta che ricordarvi che il meglio è ancora visto. Ciao!